Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata di questa trasmissione dedicata ovviamente alla questione Ilva. Ormai è una realtà che tiene banco giorno per giorno, anzi ora per ora. Avete visto cosa è successo con l'arrivo improvviso, neanche fossimo a caramba che sorpresa, del ministro per lo sviluppo economico Calenda. Ebbene, ormai si era creato, forse c'è ancora sicuramente, un braccio di ferro tra comune e regione da una parte e governo dall'altra. Vedremo cosa succederà, vedremo se questa pace, questa tregua armata riuscirà a resistere, vedremo se le promesse di Calenda verranno mantenute, vedremo se questi ricorsi verranno ritirati, insomma è tutto in fieri, tutto in movimento, motivo per il quale abbiamo una platea di ospiti davvero qualificata che ci potrà dare risposte in materia, ognuno ovviamente dalle proprie posizioni, a cominciare dall'avvocato Giampiero Mancarelli, lui è il segretario provinciale di Taranto del Partito Democratico. Buonasera Mancarelli, buonasera, e grazie per aver aderito al nostro invito. A seguire Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Francesco Rizzo, lui è il segretario provinciale di Taranto dell'USB, Unione Sindacale di Base. Buonasera. E dulcis in fundo, last but not least, Luciano Manna, PeaceLink, l'associazione ambientalista PeaceLink, lui è il responsabile, è colui il quale si occupa di tutta la documentazione. È lì pronto a fotografare, è lì pronto a immortalare appunto quanto purtroppo avviene di disastroso nella nostra realtà. E allora partiamo subito, intanto dobbiamo ringraziare la tenuta Montefusco, sita appunto sulla strada per San Giorgio, Taranto, che ci ospita, una realtà bellissima, una antica masseria del 1870 che è stata appunto riattata e ora è una splendida realtà, ristorante, per ristorazione, meeting, convegni e quant'altro. Poi vi diremo anche come la tenuta Montefusco si sta organizzando per il periodo natalizio con pranzi, con il cenone, con prezzi davvero stracciati, ma questo fra un po'. Intanto questa bellissima realtà, ci fossero a Taranto e provincia tante realtà che valorizzano il patrimonio storico, che offrono un servizio alla collettività e che comunque fanno cultura e movimentano l'economia. E allora, Mancarelli, arriva il ministro Calenda a Taranto, sembra quasi che con Melucci si sia trovato, col sindaco Melucci si sia trovato un accordo. In un primo tempo Melucci dice: nel momento in cui verrà convocato il tavolo negoziale per Taranto, io ritirerò come ente comune il ricorso. Poi arriva infuriato e incazzato Michele Emiliano e Melucci a un certo punto fa retromarcia e dice: sì, però noi ritireremo il ricorso se effettivamente a seguito di questo o di questi tavoli verranno presi impegni, avremo degli impegni concreti. Un po' è sembrato quasi Melucci, abbiamo avuto l'idea che Melucci abbia ricevuto un rimbrotto da non Orlando il Furioso, ma Emiliano il Furioso. Ma insomma, intanto la venuta del ministro Calenda è stata una sorpresa graditissima, che ha cercato quindi di stemperare i toni che si erano accesi. Noi in questi giorni siamo stati in silenzio, abbiamo lavorato per la mediazione, una mediazione a rialzo che ha visto quindi una serie di punti che verranno trattati il 20 dicembre, perché è stata anche convocata per il 20 dicembre, ci sarà anche il ministro Claudio De Vincenti del Mezzogiorno, il ministro Lorenzin della Sanità e il vice ministro Teresa Bellanova. Quindi verranno trattate una serie di questioni direttamente riguardanti la comunità tarantina a Roma. E ci sarà il sindaco? Assolutamente. Ed Emiliano? Sì, e il presidente della regione anche. L'hanno recuperato Emiliano?
il presidente Emiliano, il presidente della regione, quindi è ovvio che debba partecipare a un tavolo che riguarda Taranto. Da questo punto di vista non c'è nessun dubbio. Emiliano arriva a Taranto, cioè il ministro Calenda arriva a Taranto ed Emiliano non ne sa niente. Ma insomma, il punto non è sapere o meno. Il ministro Calenda si è portato a Taranto perché Taranto è la comunità in cui vi è l'Ilva. A Taranto ci sono i problemi maggiori, non certamente dicevo, questo. Ma non potevano sì. avvisarlo? O il telefono di Emiliano non era reperibile? Ma insomma, il numero? Io penso che il primo aspetto sia quello di dare rispetto alla comunità tarantina, che era quello che chiedevamo, e quindi fare riferimento a chi è il rappresentante istituzionale di Taranto, che è il sindaco di Taranto Melucci. Dopodiché Emiliano sicuramente si è portato anche a Taranto, successivamente a Calenda, avranno potuto discutere, e c'è sicuramente l'idea da parte del sindaco di Taranto di addivenire a una conclusione positiva, che sia quella appunto di vedere la risoluzione e quindi miglioramento e l'analisi dell'AIA, dare la possibilità di dare risposte concrete per quanto riguarda l'indotto, attivare immediatamente con dei cronoprogrammi, ci stiamo già lavorando con l'avvio dei lavori sui parchi primari, i parchi secondari e sul rifacimento delle cocherie che inizieranno entro pochi mesi. Ma l'AIA, quindi, l'attuazione dell'AIA slitta sempre al 2023? Ma questa è una cosa che si racconta in maniera imprecisa di chi non ha letto le carte. Allora neanche Emiliano e Melucci le hanno lette. Ma sicuramente Emiliano non le ha lette bene. Questo lo posso dare per certezza. Sì, perché logicamente se non si sono lette bene le carte si racconta che il 2023 ci sono tutti. Riprenderemo magari una cosa sola, giusto per capire. Ma sì, però chiariamoci, permettimi. Gli interventi, ci sono delle scadenze chiare e nette, e la clausola di chiusura è al 2023. Questo non vuol dire che verranno fatte prima. Faccio un esempio sugli errori fatti per esempio dal vice sindaco di Taranto, che sostiene che il completamento dei parchi minerali è al 2023, è assolutamente falso, quando in realtà, leggendo semplicemente l'allegato 1 del DPCM, si chiarisce che l'inizio dei lavori è settembre, massimo settembre 2018, e che i lavori possono intanto entro noto, 36 noto mesi. Come all'interno del PD vi vogliate veramente bene. Ma no, non siamo una caserma, e soprattutto, certo. E soprattutto se si fanno degli errori tecnici bisogna anche avere insomma l'onestà intellettuale di sottolinearlo. Però un'ultima cosa, sì. E poi passiamo a Battista, però io mi domando, no? Ma lei ha notato la retromarcia che ha dovuto inserire Melucci quando Emiliano ha detto ma cosa stai dicendo? Dobbiamo accontentarci, dobbiamo ritirare il ricorso solo perché ci convocano il tavolo? No, Emiliano ha detto tu ritiri il ricorso solo e soltanto se ci saranno dei risultati concreti. Melucci è stato un po' redarguito da papà Emiliano. Allora io registro un dato: Calenda è stato a Taranto, c'è un idem sentire tra il sindaco di Taranto e il ministro, una corrispondenza d'amorosi sensi del ministro, dire. Adesso c'è questo tavolo che acquisisce una serie di risultati importanti, saranno definiti in maniera precisa il 20 di dicembre. Io sono convinto che si potrà andare avanti con un accordo al rialzo, tutti insieme appassionatamente nel PD. Massimo Battista, così come un deus ex machina, ricordate la figura che c'era nelle tragedie greche, quando non si sapeva più come risolvere una questione, arrivava proprio questa divinità scesa dall'alto, proprio calata da una macchina, da un apparecchio, ecco perché si chiama deus ex machina, la divinità che scende da una macchina e risolve o tenta di risolvere il problema. In parole povere, l'arrivo di Calenda a Taranto, lì come è rimasto? Io posso garantirti, Luigi, che ieri mattina ero in commissione e vedevo tanti consiglieri comunali del PD che saltavano dalle sedie. Di gioia o di dolore? No, perché quello che accade sistematicamente da quando si è insediato questo nuovo consiglio comunale targato PD, che non è nulla di nuovo rispetto agli ultimi 10 anni, perché voglio ricordare che gli ultimi 10 anni in questa città ha governato sempre il PD. Io penso che sia una guerra interna, che il congresso ha lasciato i suoi strascichi. Vorrei ricordare al segretario che in tante sezioni non si è votato,
l'area Emiliano non si è presentata ai congressi, è quello che... Scusami, se mi interrompo. Battista, però, a me non interessano i fatti del PD, però parliamo di Calenda, perché i problemi di famiglia del PD sono problemi loro. Tu mi hai chiesto di Calenda e ti sto dicendo cosa è accaduto ieri mattina. Che saltavano, che nessuno sapeva, i consiglieri saltavano. E questo accade sistematicamente, come è successo anche quando è venuto Mittal, che nessuno conosceva la venuta, come si dice a Taranto, o cit, come dici tu. Il problema dove sta? Che ormai dal 2012 ad oggi in questa città succede qualcosa di innaturale, che ormai questa città è al di fuori dal paese Italia. Qui vediamo che ministri, come dici giustamente tu, ancora una volta le decisioni saranno prese a Roma, sarà lontano dalla nostra città. Io avrei optato al sindaco Melucci di incontrarsi qui a Taranto con tutti i ministri, qui al palazzo del comune a Piazza Castello, e vedere e porre le questioni alla presenza e all'attenzione della cittadinanza. Però, tornando al discorso di Calenda, tu hai parlato di retromarcia, caro di Melucci. Di Melucci e di Emiliano. No, Emiliano non tanto, Melucci. Ma non pensare, perché anche il ricorso fatto, diciamocela tutta, non c'era bisogno di fare cose. Uno voleva integrare, mettere delle variazioni a quell'area, perché dobbiamo partire da lontano, caro Luigi. Ad oggi noi stiamo contestando il piano ambientale, ma ad oggi non conosciamo ancora il piano industriale. Di quello che ci deve prospettare il futuro e papabile acquirente di quello stabilimento. Perché quello che non dicono è che dobbiamo aspettare notizie dall'antitrust che arriveranno a marzo. Quindi tutto quello che è stato detto in questo periodo è tutto una presa in giro nei confronti dei lavoratori e della cittadinanza, perché vorrei ricordare, e lì mi rammarico, perché ieri è stata fatta una sono state fatte le domande ieri a Calenda, non c'è stato un giornalista che abbia detto al signor Calenda, visto che erano tutti presenti, caro ministro, ma lo sa che oggi per il sesto giorno i bambini del quartiere Tamburi non sono andati a scuola, perché anche oggi è giornata di Wind Day? Ha fatto la toccata e fuga. Ci vediamo il 20 a Roma, abbiamo una grossa responsabilità nei confronti dei bambini della nostra città, dove prima gli è stato negato il diritto al gioco, al diritto di poter stare in un giardino, adesso gli stiamo negando anche il diritto di poter studiare. Ok, io dico una cosa, no? Così ora sapete la mia posizione sull'Ilva, per me l'Ilva va chiusa senza se e senza ma. Ma questa è una mia opinione. Poi entriamo nel merito. È una mia opinione. Però dico una cosa, no? Ma vi sembra giusto in generale, Mancarelli, chiudere le finestre e chiudere i bambini in casa? Non sarebbe preferibile chiudere l'Ilva e tenere liberi i bambini? Questo si chiama diritto alla vita e diritto alla salute. Non per banalizzare, no? Io non ho tessere di partito in tasca, quindi io credo più negli uomini che nei partiti. Se un uomo, un candidato, un parlamentare, un consigliere regionale, un sindaco, un consigliere comunale sono fattivi, a me non frega nulla che siano del centrodestra, del centrosinistra, dei 5 Stelle o di chissà chi. Sta dicendo che mi vota? Rispetto a Pelillo voterei chiunque. Allora, anche il diavolo. Al di là della battuta. Allora, se si parla come si fa in queste settimane, ormai in questi mesi, brevemente strumentalizzando la questione dei bambini, è ovvio, e questo lo dico sia al mio stesso partito che poi agli altri, quindi prima ai nostri, i lo bambini dico. Sono andati a scuola per esempio. Dopodiché, che cosa strumentalizziamo? Posso? Mi Ho fai capito, dire? Ma adesso i bambini stanno andando a scuola? Allora, per quanto mi riguarda, è molto chiaro, Taranto ha sopportato l'insopportabile negli anni precedenti, nei decenni precedenti, e ora è molto simpatico l'idea che la Regione Puglia e nel 2012, a seguito di ciò che ha fatto la magistratura, si siano individuati Wind Days. Che cosa vuol dire? Tappatevi in casa in questi giorni. Quando il vento spira in un certo modo, vengono definite delle prescrizioni ad Ilva che deve contenere, diciamo, l'attività in Ilva. Allora, scusatemi, cose che non vanno. Vabbè, cosa prevede il decreto legislativo, segretario?
che si ferma la fonte inquinante e non la chiusura delle scuole, segretario, faccia forse la... non è chiaro, perché ormai avete invertito la realtà. L'ordinanza è la del cosa. Sindaco parliamo noi. Il decreto legislativo articolo 9, comma 1 e 2 parla che vanno fermate le fonti inquinanti e non la chiusura delle scuole. Ribadisco il concetto, se me lo fate dire. Sì, rapidamente, sì, perché c'è Rizzo. I wind days prevedono che quando c'è il vento che spira in determinate condizioni si riduca la produzione di ILVA. Come diceva Battista, la riduzione. No, vabbè, se devi interrompere il PM10 e benzapirene, lo vai a vedere sulla qualità dell'aria e ti accorgerai che non ci sono sforamenti. Solo che ognuno racconta la sua storia. L'ARPA. Quindi no, se c'è il monitoraggio, in quale giorno windese non c'è il wind, rapidamente se mi fate concludere. Wind days, quindi prima, in precedenza, quando si arrivava a 14 milioni di tonnellate, a 13 milioni, a 10 milioni di tonnellate, non esisteva il wind days. Quindi no, anno siamo arrivati. Nei fatti, scusate, vabbè, se volete, nei fatti 14 vabbè, se mi fate dire, Battista, facciamolo completare. Sì, ma fa 18 va bene, 10 milioni. Battista può dire pure che gli asini volano, è una sua opinione. Visto quello che viene detto anche, quindi voglio dire, nei fatti in precedenza non esisteva il wind days e quindi non cambiavano le condizioni di produzione dell'ILVA in quei giorni. Perché viene definito il wind days? Il wind days si dice quando c'è il vento che va verso i tamburi, bisogna ridurre l'attività dell'ILVA. Rispetto a questo poi c'è stata la richiesta di qualche associazione ambientalista che ha chiesto: ma perché prescrivete una serie di prescrizioni all'ILVA e non dite nulla per i cittadini di Taranto? Parliamo dell'ordinanza del sindaco. Mi fai concludere? Eh sì, ma se no puoi fare un monologo e stai dicendo cose che non vanno bene. Non vanno bene, cioè come no? Ragazzi, torniamo. Allora. Precauzionalmente ASL, completiamo, ASL ha fatto un decalogo di attività che precauzionalmente devono essere il principio evitate di cautela. Precauzionalmente in italiano. Benissimo. Ok. Ok, ci siamo capiti. Allora, non tanto, Vabbè. No, mi pare proprio vabbè. Di no. Chi vuol capire capisce. Si strumentalizza, capisce. Giustamente, quindi bisogna strumentalizzare. Allora, allora Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. I sindacati della triplice FIM, FIOM e WILM. Ho visto anche alcune dichiarazioni di Bentivoglio, della FIM, felici e contenti, abbiamo trovato un punto di accordo, si sta creando un dialogo, c'è un nuovo clima. L'USB che dice? Crede alle favole o no? Allora, dal punto di vista della trattativa io credo che la posizione nostra è molto molto chiara, è abbastanza chiara. Noi siamo critici anche rispetto, come dire, a quello che si diceva prima, la questione del piano industriale, come dire, perché ci sono tutta una serie di anomalie e contraddizioni che tra l'altro abbiamo anche più volte sollevate a Mittal. Io mi piace sempre fare un esempio in particolare, no? Quando uno dice voglio rilanciare la produzione, devo spendere dei soldi per fare attività di manutenzione sugli impianti ILVA che sono in una condizione di disastro oramai da tempo, e poi non ci mette un euro nelle acciaierie, perché le acciaierie che hanno, come dire, problemi gravissimi sono nel piano industriale di Mittal, tranne che per l'Ecolato Contina 4, se non sbaglio, non sono completamente menzionate. Questo l'abbiamo sollevato, da lì, come dire, ci viene il dubbio serio che a un certo punto si stia commettendo l'errore di regalare lo stabilimento a uno che in realtà poi non ha intenzione di rimetterlo in marcia, di rilanciare la produzione e di ambientalizzare così come si è sostenuto. Dal punto di vista ambientale, noi siamo stati critici, abbiamo tra l'altro, come dire, detto che è sbagliato non aprire veramente una discussione sul piano ambientale. Noi abbiamo detto una cosa lì, io l'ho detta a Matthew Gell, l'amministratore di Mittal: la nostra organizzazione non è disponibile a fare un accordo sul piano industriale e poi, come dire, a lasciar perdere sul piano ambientale. Noi abbiamo detto o si trova la quadra sul piano ambientale partendo dalle esigenze vere dei cittadini. Lo voglio dire un po' tutti quanti. Quando noi discutiamo di Windy, siccome siamo tutti tarantini, io credo che tutti ci dovremmo un po' vergognare del fatto che sono 5 anni che abbiamo, come dire, una situazione di questo tipo e ancora oggi non riusciamo, ognuno per le proprie competenze, partendo da me stesso, a trovare una soluzione che ha portato a che cosa? Al fatto che il sindaco a un certo punto prende una posizione forte e dice ti chiudo le scuole, ma soprattutto al fatto che quei bambini continuano a stare in quella condizione.
Magari non è questione di strumentalizzare. Io, la nostra organizzazione, il 26 di luglio dell'anno scorso, ha fatto uno sciopero sul Windy, abbiamo fatto un corteo, ma non perché dobbiamo strumentalizzare, perché è una situazione che purtroppo i cittadini dei tamburi subiscono e anche i lavoratori dell'Ilva, tra l'altro, perché alcune volte ce li dimentichiamo. In quelle zone ci lavorano quasi 3.000 persone in Area Ghisa, che sono soggetti, anche in quelle giornate, a situazioni, come dire, pesanti. La venuta di Calenda, io lo dico, a me non è piaciuto perché le dichiarazioni del Ministro rispetto all'impugnativa dell'AIA, io credo che un Ministro della Repubblica non deve avere un linguaggio di quel tipo. Non può a un certo punto quasi tentare di scaricare la responsabilità dei ritardi AIA, perché voglio ricordare a tutti, ma a me stesso, il Ministro Clini in prefettura nell'agosto 2013 disse, la mia presenza, che avrebbero coperto i parchi minerari in 6 mesi. Siamo a fine 2017, tra l'altro noi nell'assemblea che stiamo svolgendo in Ilva stiamo mostrando le fotografie delle attrezzature che servono per avviare la procedura di copertura dei parchi, che ci risulta siano stipati a Pordenone. Quindi io dico che abbiamo perso un sacco di tempo, però soprattutto c'è un elemento che manca in tutta la discussione. Mi pare che qua sia diventata quasi una partita di calcio. O se dici che sei a favore dell'impugnativa del DPCM, sei diventato amico di Emiliano o di Merucci. Se non lo dici, stai con Calenda e la Belanu. Ma io credo che noi dovremmo incominciare a fare un ragionamento serio e incominciare a pensare che da questa situazione o si esce dialogando e ascoltando, come dire, le posizioni di tutti, perché io non mi sento di dire, io Battista lo so, ne abbiamo discusso tante volte, noi non siamo per la chiusura della fabbrica, però non si può negare che Taranto vive un dramma sanitario oramai da tanti anni e non si può negare il fatto che a Taranto passi in avanti da parte della politica non se ne sono fatti, perché oggi l'impressione che stiamo avendo è che ci sia, come dire, un continuo litigare su questioni che sono sì di interesse nazionale, perché la questione della salute non è, come dire, solo in capo al sindaco, al presidente della regione, è in capo al governo, è in capo anche alle organizzazioni sindacali che in quella fabbrica ci stanno. Quindi io dico che dovrebbe prevalere il buon senso e dovremmo fare tutti quanti un passo in avanti per cercare veramente di sforzarci e trovare una soluzione. Come l'ha vista? Sulla vicenda di PCM? Io mi limito a dire che... Non è che si è trovato un po', come dire... Come no, un vaso di terracotta tra vasi d'acciaio. No, io ho apprezzato il fatto che lui abbia avuto il coraggio di impugnare il DPCM. Io al tavolo della trattativa ci sto e so quanto è complicato e che pressioni ci stanno. Come sì, dire, però ci poi bisogna vedere se questa forza che io ho apprezzato la porterà fino alla fine. Se questa linea dura e ferma la porterà. Mi limito a dire, lo fino dico, anche all'estremizzazione. Lo dico da cittadino di Taranto più che da sindacalista, che fra un sindaco che scrive le letterine e basta, certo, e uno che prende, come dire, una posizione come l'ha presa Melucci, sì, certo, diciamo che sceglie le Melucci. Luciano Manna, Peace Link, responsabile della documentazione di tutta l'attività di Peace Link, questa meritoria associazione ambientalista. Insomma, voi fotografate, immortalate gli scempi da un lato e dall'altro noi assistiamo alle promesse, agli arrivi ormai un giorno sì e l'altro pure dei ministri, tanto rumore per nulla. Come ha visto questo arrivo di Calenda? Cioè anche la posizione stessa di Emiliano, perché poi... Io tra le due posizioni, tra quella di Emiliano e quella di Melucci, preferisco più quella di Emiliano, perché Emiliano almeno ha detto noi possiamo ritirare il ricorso a condizione che vediamo i fatti. Non basta avere la convocazione del tavolo, perché io ti posso invitare al tavolo e poi parlare di aria fritta e non ho risolto niente. L'immagine è stata sicuramente, l'ascesa di Calenda è stata sicuramente... La discesa agli inferi di un governo in difficoltà, questo sicuramente. Messo alle corde, proprio all'angolo. Mentre quando ho sentito sta arrivando Calenda, mi sono immaginato la scena di Amitrano che parte il Verdone, che parte dalla Germania e scende giù a Volta. Quindi mi sono immaginato questo Calenda che sale sulla macchina e corre, perché probabilmente era stato sgridato da qualcuno al governo, anche per, come diceva prima Rizzo, per questa dialettica non tanto
corretta. Quindi mi sono immaginato, sicuramente non tanto immaginato, ma secondo me è stato così, un governo in difficoltà, Calenda che scende per riparare questi errori fatti, sia a livello di comunicazione, che non soltanto di comunicazione sua sui tweet, parliamo su Twitter, anche una comunicazione davvero ben organizzata su alcuni quotidiani nazionali che hanno scritto davvero delle cose molto, di Corriere della Sera, delle cose davvero abbastanza pesanti, quindi una comunicazione concertata intorno al ministro, dove naturalmente ha fatto anche la sua parte il responsabile della CISL Bentivogli. E quindi questo ministro che scende, il sindaco Melucci che comunque ha detto in un primo momento, cioè è ben noto insomma che io non sono del versante Partito Democratico, però Melucci in quel momento ha detto se si fa un tavolo probabilmente si può anche ritirare il DPCM, però naturalmente sottointendeva il fatto che a un tavolo si dovevano comunque ottenere dei risultati, cosa che poi ha sottolineato anche Emiliano quando è arrivato. Ora, in merito a questo però qui la questione non è come dicevate prima voi, a favore dell'impugnazione del DPCM o meno. Qui ci troviamo davanti a una prima AIA che fu fatta, ricordate bene, nel 2011, e forse qualcuno ha dimenticato quanti anni l'allora Prestigiacomo abbiamo impiegato per fare l'AIA del 2011 e poi l'AIA del 2012, prescrizioni, scadenza al 2015 e ora rimandiamo al 2023. C'ha ragione l'avvocato che dice è bugia, non è il 2023, sì, ok, è il 2021, ma stiamo parlando di una prescrizione che andava conclusa al 2021 quando nel riesame, e manco nel riesame dell'AIA del 2012, la prima scadenza era posta al 2015. E parliamo anche di un par... i documenti, se poi vogliamo smentire i documenti del riesame, avvocato, cioè possiamo discutere su... possiamo dire che il mobile non è marrone e rosso. Il riesame dell'AIA dava la scadenza al 2015 della copertura dei parchi. Attenzione, dottor Abbate, nei parchi minerali non c'è soltanto il minerale di ferro e non c'è soltanto il carbon coke, ma una nostra indagine che è stata già depositata in Procura della Repubblica, che è anche oggetto di indagine, ha svelato, ma non è che lo dovevamo svelare noi, lo sapevano anche bene in parecchi, che nei parchi minerali ci sono stoccati dei rifiuti speciali, di cui un cumulo è ancora sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, e non soltanto quello, ci sono altri cumuli stoccati a nord dell'azienda, quindi non parliamo soltanto dei parchi minerali, a nord dell'azienda, in aria per intenderci Mater Grazie, ci sono 400.000 tonnellate di rifiuti speciali di fango di altoforno e polverino e acciaieria che il governo aveva provato a stoccare a Melilli in Sicilia, dove ne sono arrivati 80.000. Poi a un certo punto la Procura di Catania si è accorta che in quella discarica c'erano i prestanomi di Santa Paola, hanno arrestato 12 persone, hanno sequestrato la discarica e io mi chiedo come Cappero ha fatto la gestione commissariale a chiudere un contratto con i prestanomi di Santa Paola a Melilli per stoccare fanghi e polverino d'altoforno, che erano sotto indagine da 2 anni. Il governo che fa gli affari con i prestanomi di Santa Paola, e va bene. Comunque questo per dirle che ci sono ancora 400.000 tonnellate di fanghi e polverino d'altoforno a nord, ci sono rifiuti speciali nei parchi minerali, ci sono le cocherie che buttano... Che dice il DPCM che si sta contestando, scusami Luciano? Che dice il DPCM? Questa questione. Prima del DPCM comunque c'era il riesame. Che dice il DPCM? Prima del DPCM... Quello che viene impugnato dagli enti locali su questa cosa che voi dite, giustamente. Sì. Prima di questo DPCM però che c'era? No, c'era il DPCM del 2014 che regola... No, rispondo alla tua domanda. Posso rispondere alla tua domanda? Rispondo alla tua domanda. Prima di questo DPCM c'era il DPCM del 2014, quello del piano rifiuti, perché nel riesame AIA del 2012 non si diceva come andavano gestiti questi rifiuti. Poi ci sono 8 milioni di tonnellate di scoria da deferrizzare che Mittal ha detto, questi 8 milioni dove li mettiamo? La copertura al GRF, l'impermeabilizzazione la possiamo fare, dobbiamo levare 8 milioni di rifiuti. Ok, rispondo alla tua domanda, e poi dobbiamo andare in pubblicità. DPCM 14 marzo 2014, c'è cioè il DPCM del piano rifiuti, che ti dice come devi stoccare sta roba.
Quello è il primo DPCM, no, che tratta i rifiuti. Ah, e poi ne viene un altro. Dice. Però già, già sì, questo. Ma che dice questo? Non me lo ricordo, dimmelo tu. No, allora forse non è chiaro qui, ecco perché dico, scusami, posso... C'era un altro prima. No, scusa, questo. Perché questo è il tema, perché quando dice Rizzo giustamente, o quando dice Manna, io lo so che cosa qui dice. Abbiamo rinviato le prescrizioni perché non si facevano, e ci abbiamo, diciamo, la sagra delle banalità, perché qui no, si sostiene, scusami, che qualcuno non voglia fare gli interventi. No. Allora capiamoci, che banalità. Scusami, stiamo dando oggi, banalità ai documenti, no, dai. Voglio spiegarmi, se mi fate di... Sì. Il dato è uno. Romano? Si prepara la camera? No. C'è già Lopane che ambisce. C'è Lopane. Battista che mi segue sempre, no, perché va dal gruppo dei 5 Stelle. Giustamente, voglio capire la questione dei rifiuti come si risolve. Il DPCM, questo attuale, sostiene che si scaricano i rifiuti al 2023. Ma non è così, scusami, Luciano. Ma allora non l'avete letto? Non l'avete letto? Questo è il tema reale. Signore, ora che dite? Ce lo leggiamo in pubblicità? Pubblicità. Ci siamo, seconda parte di Polifemo, siamo qui nella splendida tenuta Montefusco, una masseria riattata, una masseria che risale al 1870, ci sta ospitando per la registrazione di questa puntata di Polifemo, uno stile davvero classico, uno stile che esalta la storia, che esalta la qualità e che è diventato un punto di riferimento per chi ama la raffinatezza, ama la qualità. In questo senso l'invito, l'appello a così vivere in prima persona le bellezze di questa masseria, le specialità enogastronomiche che offre proprio in occasione delle festività le festività appunto natalizie, quindi l'Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno, il primo dell'anno e quant'altro. Riprendiamo il nostro dibattito con il segretario provinciale di Taranto del Partito Democratico, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Intanto lei doveva precisare alcune cose prima della interruzione pubblicitaria, ma ora aggiunga così le riflessioni su questa domanda. Ma lei è un avvocato, un uomo di diritto, no? Ma perché fa paura un ricorso al TAR? Cioè, se io governo, sono sicuro del fatto mio, io dico tu puoi andare davanti al TAR, puoi andare pure davanti al Padre Eterno, io sono sicuro del fatto mio e non ho timore a sottopormi all'autorità giurisdizionale. Perché? Abbiamo avuto quasi l'impressione che questo pronunciamento del TAR rappresentasse qualcosa di mostruoso per il governo, un qualcosa che avrebbe potuto creare chissà che cosa, quale sconquasso per il governo, e allora Calenda è venuto correndo a Taranto per scongiurare questo rischio del ricorso, quando invece sì, io sono sicuro del fatto mio e dico vai al TAR, vai al Consiglio di Stato, vai dove vuoi tu, io non ho nulla da temere. Ma insomma, dissento da quello che viene sottolineato, perché qui non si entra nel merito del TAR e del ricorso. Lo decideranno se si farà l'udienza o meno. Il tema non è questo. Il tema è dare sicurezza a che un imprenditore che ha deciso di investire in Italia diversi miliardi sia nelle condizioni, addirittura con un accordo che è stato sottoscritto, sia nelle condizioni di anticipare delle somme che sono funzionali a cosa, Luigi? Sono funzionali a degli interventi di primissima importanza per ridurre l'impatto ambientale. Abbiamo sempre sottolineato, e quindi mi aggiungo a quello che dicevamo, che ci sono stati dei ritardi giusto, colpevoli, per quanto riguarda per esempio la copertura dei parchi primari. Allora arrivo al dunque, i parchi primari dovevano essere chiusi, si diceva nel 2015. Allora io vado a prendere i documenti e dico, perché nel 2015 non sono stati chiusi? Allora mi accorgerò che il primo anno è servito a fare la progettazione. O no? Abbiamo fatto la progettazione al SUAP del comune. Inviterei il consigliere Battista a prelevare tutta la documentazione che riguarda il SUAP e che si riferisce a tutte le iniziative dell'AIA, del cantiere. Significa SUAP? Dell'ufficio unico, diciamo così, che deve rilasciare le autorizzazioni in materia urbanistica e quindi delle attività della costruzione. Allora, per poter arrivare a questo,
Il comune di Taranto ha impiegato 24 mesi per rilasciare l'autorizzazione, che oggi vede, dopo 24 mesi, sono passati 36 mesi, il pagamento anche degli oneri concessori per iniziare l'attività di cantiere. Allora io faccio questo ragionamento, parlavo prima della sagra delle banalità, perché qui sembra che qualcuno non voglia fare subito i cantieri. Quando noi dobbiamo aprire una finestra qui, per esempio, a casa nostra, abbiamo bisogno di mesi a che ci diano l'autorizzazione. Non è banale, immaginiamo, che non si rispetta la legge, immaginiamo, non che è banale, cosa, no, che non, il tema è un altro, non è, chi è responsabile, che non si dei ritardi, perché se io porto delle carte e non vengono immediatamente definite, ma no, per non rispettare la legge, qualcuno, non è banale, perché bisogna presentare tutta la documentazione necessaria. Quando non le fanno aprire una finestra a casa, che cosa succede? È colpa del dipendente o perché deve sottostare a delle regole e servono della documentazione? Fino adesso, scusami, nel DPCM c'è la risoluzione di 18 protocolli. Arrivo al dunque. Ciò che ha fatto Peace Link, devo dire, e lo dico non per piaggeria, perché diciamo così ci troviamo molto spesso in contrapposizione, ma in questo caso no, quello che dice Luciano Manna, che hanno sottolineato, che è quello delle scaglie di laminazione che ci sono nei pressi uno dei mi permetto, le scaglie ce ne sono diverse, uno sono, dei io sto dicendo, sì, le scaglie di laminazione, scaglie che sono ferrose. Dei fanghi che sono stati sequestrati dalla procura, c'è sì. Una prescrizione AIA che stabilisce, no, mi devi, fammi dire, sì, Luigi, però, per... no, arrivo, capisco, e chiudo, poi parla tempi, tutto lui, se no... scusate, finisco, sì, finisco, giusto per spiegare, perché poi no, voglio perché arrivare al dunque. Dobbiamo vedere chi le dice, le banalità o lui o tu, no? Arrivo. Avvocato Mancarelli, la prescrizione del DPCM del 2014, benissimo, non è della, arrivo, del DPCM, arrivo, del 2014, e come dice lui, sono... Chi ha avuto la responsabilità di trasferire quei fanghi ne pagherà le conseguenze rispetto a quello che ha fatto, che sicuramente non trova me, diciamo, a difendere questo. Qual è il tema? Il DPCM attuale, quello attuale, che cerca di risolvere questo problema, che è lo spolverio anche, che quindi tutti noi abbiamo preoccupazione di questo o no? Certo. Allora poi mi dovete dire perché andate certo, contro certo. Il DPCM. Il DPCM siamo dice il 18 agosto... La provincia ha dato un diniego a che quei fanghi venissero trasportati con un trasporto transfrontaliero a Barcellona, in un altro siderurgico. Arrivo al dunque. La provincia di Taranto ha dato il no, c'è sostenendo che vige il regolamento della prossimità e che vanno buttate nelle discariche più vicine, vale a dire Cisa. E Italcave, dobbiamo anche, vedere chi è l'obbista, sì, però scusate, qui. Stiamo prendendo e una piega, anche una legge europea, però. Stiamo prendendo una piega, certo, chiedo scusa. Perché la legge europea la dobbiamo utilizzare per non far andare via i rifiuti speciali da Taranto. Però, giustamente, ma non scendiamo troppo nel tecnico, perché a casa cambiano canale quando si scende troppo nel tecnico. Siamo stati, e noi possiamo andare a fare un accordo a Barcellona e buttare quei fanghi Mancarelli, a Barcellona. Okay, benissimo. Allora il DPCM, e chiudo, risolve questo problema e dice per la prima volta che a Taranto non vengono i rifiuti, li portiamo altrove. Okay. Noi però facciamo contro il DPCM la guerra, perché il DPCM dice che questa cosa si risolve anche senza autorizzazione della provincia. Mancarelli, no, perché voi ambientalisti, se dobbiamo sì, ho capito, ma se, caro segretario, se dobbiamo cominciare a parlare ed entrare nel tecnicismo, come no? Il tecnicismo, no, perché qua mi deve spiegare il Mancarelli qui. Però lo faccio parlare Mancarelli. No, antipatico. È antipatico. No. Sto interrompendo. No, infatti. No. Io ho detto qualcosa. Però qua, siccome le banalità può essere che le stai dicendo tu e non di certo io, poi gli altri risponderanno. Perché qua dobbiamo capirci, quando tu parli di autorizzazioni, vorrei ricordare sempre al signor Mancarelli, qui segretario neo eletto, che il governo regionale, comunale, da oltre 15 anni è sempre targato del tuo stesso partito, è targato PD, quindi quando parli di autorizzazione finiamola, perché quando tu parli di Mittal che viene, deve venire a investire, al momento, come ho detto già prima, caro Luigi, noi non conosciamo il piano industriale. Uno, io dico come la penso, che Mittal viene qui a prendersi quote di mercato, perché l'acciaio che produce Mittal nel mondo è in sovrapproduzione, viene a togliere un concorrente. Ecco, infatti c'è già stata una dichiarazione da parte dall'Europa dove dice: caro Mittal, fuori Marcegaglia, cioè aspettiamo quello che decide l'Europa e poi si vede. Io
Adesso ti dico come la penso io. Non ci sarà nessuna copertura dei parchi minerati. Neanche nel 2023. Non ci sarà nessuna copertura dei parchi minerati. E c'è ragione, ci sono altri. Perché chi dice, lo sottoscrivo, lo dico alla telecamera, guardate, me lo dico, cari operai, non ci sarà nessuna copertura. Perché adesso ci avviciniamo e ci apprestiamo alle elezioni politiche. Questo è sempre il solito gioco. Perché andare lì a fare 700 metri in lunghezza e 80 metri di copertura dei parchi minerali, noi continuiamo a prendere in giro i lavoratori e i cittadini di questo territorio. E noi come Movimento 5 Stelle ribadiamo il concetto che ci dobbiamo sedere a un tavolo, caro Mancarelli. Ti porto l'esempio di Genova, tu vedi gli scioperi che si fanno, qui abbiamo Franco Rizzo, a Genova si sciopera, la FIOM sta scioperando per interessi propri, per dire quell'accordo di programma firmato nel 2005 deve rimanere in piedi. Allora noi ci dobbiamo sedere a un tavolo e incominciare a riempirlo di contenuti. Vogliamo chiamarlo per tenza tarda, scusami Luigi, scusami, perché mi metti ansia, Chiedo, io sono stato, sono ansiogeno, no lo so, io sono voi, allora io quello che dico, ci dobbiamo sedere a un tavolo, perché oggi cari signori, il nostro datore di lavoro si chiama Stato Italiano, a me pochi interessi che viene Calenda, viene De Vincenti, qua dobbiamo farci valere come territorio, e ad oggi allo stato attuale, i fatti dicono che i bambini non vanno a scuola, qui si continua a morire ed oggi, non lo dice Massimo Battista, il vice sindaco De Franchi Avantieri 48 ore fa ha dichiarato che Calenda, quello che non dice, che ad oggi non ci sono ancora le autorizzazioni, le richieste di autorizzazione da parte del governo al comune di Taranto. Non lo dice Massimo Battista, lo dice il tuo vice sindaco Rocco De Franchi. Che non sa che c'è un decreto che allora, stabilisce che il Ministero dell'Ambiente che deve avere. Segretario, No. Il problema è di chi non legge le cose. In questo caso il vice sindaco. Figuriamoci. Avrebbe se chiedeva spiegazioni gli avremmo date. Gli manca la storia dei 12 decreti. Ok, basta così. Franco Rizzo. Poi le devo fare una domanda. La prossima volta lì io e Luciano aspettiamo fuori. No, sono tutte e due calienti. No. Ora sto parlando. Allora, ora ci fermiamo un attimo. Rizzo, no, voglio fare un ragionamento semplicissimo. Allora, io ragionamento tecnico, come dire, me lo farei pure. Però io credo che qua si stia, come dire, quasi tralasciando l'aspetto importante, perché l'azione del governo negli anni rispetto alla questione Ilva si è modificata. Lo dobbiamo dire questo. Il cambio del commissario da Bondi a Gnudi è stata una modifica dell'obiettivo che il governo aveva rispetto a Ilva di Taranto. E probabilmente anche a quello è legato, come dire, tutta una serie di ritardi rispetto all'AIA precedente a quella attuale. Io ricordo che a un certo punto Bondi fu nominato commissario, sì. E il compito che fu dato a Bondi era quello di stilare un piano industriale e di stilare un piano ambientale che fosse, come dire, rispettoso di tutte le criticità che sono emerse in questi anni. Poi a un certo punto al governo va Renzi, c'è un cambio di passo, Bondi sparisce e arrivano i tre commissari. A questi commissari è stato dato un compito, dovete vendere l'azienda, questa è la verità. Mentre prima la logica era ambientalizziamo l'azienda, rendiamola, come dire, produttiva, quindi non Bondi che aveva una visione non diversa, anche con no, aveva una visione diversa rispetto alla decarbonizzazione che vuole Emiliano. Perché questo c'è stato un cambio di passo da parte del governo e c'è stato, come dire, l'obiettivo della vendita. Poi ognuno dirà, come dire, il suo pezzo di storia su Ilva. Io infatti sostengo, come dire, che il fatto che negli ultimi anni c'è stata una escalation in peggio sulla questione impiantistica in generale, magari certo, perdonami, certo. Io ci vivo là dentro. Ma certo che è così. Quando una volta, anche oggi in assemblea, quando faccio riferimento alle famose dichiarazioni che si facevano rispetto all'80% dell'AIA, anche oggi io in un'assemblea di quasi 500 persone ho fatto la stessa domanda. Ho detto continuano a dichiarare che hanno fatto l'80% delle prescrizioni AIA. Ma voi li avete visti? Poi c'è la procura che indaga. È stato un coro di no. Ma per dire che cosa? Per dire che nei fatti noi... Dipende cosa prevedevo, quell'80%. No? Sì, a parte questo, noi abbiamo avuto una condizione che è peggiorata sensibilmente sugli impianti e noi paradossalmente oggi stiamo soffrendo all'interno di una fabbrica
in cui il rischio, come dire, per la sicurezza è aumentato a dismisura. Fortunatamente non sta accadendo nulla. Però mi sento di dire, come dire, che rispetto alle battaglie che qualche anno fa facevamo quando eravamo colleghi con Battista all'interno del sindacato, oggi la fabbrica è messa 10 volte peggio. Quindi il punto è uguale. L'obbligo della politica nazionale è quello di prendere la fabbrica e tentare di dare risposte concrete alla città e ai lavoratori dell'Ilva di Taranto, sì o no? E soprattutto, quando ragioniamo rispetto a questa santificazione di Mittal, ma conosciamo chi è Mittal? Io ho fatto una domanda all'amministratore di Mittal lì, gli ho chiesto Zenica. O Gand. A Zenica, febbraio 2017, c'è un articolo su... Sì, sì, sì. In giro... che ha girato l'Europa tra l'altro, in cui il comune di Zenica denuncia il fatto che Mittal sostanzialmente non ha ottemperato a tutte le promesse che ha mantenuto. Lì, come dire, si fece un accordo, Mittal disse, ambientalizzò la fabbrica, se non sbaglio ricevette anche 100 milioni di euro da finanziamento della Banca Europea per mettere a posto. Le notizie che noi abbiamo sono che quella fabbrica sta cadendo a pezzi e che tra l'altro il tasso di inquinamento, come dire, è alle stelle. Addirittura ci risulta che ci sono i bollettini emessi dalle autorità locali che consigliano ai cittadini di non uscire in determinati orari. Allora, più o meno siamo come anche su questo. Siamo sicuri che Mittal, come dire, sia il soggetto? Perché a me viene il dubbio. Perché viene il dubbio? Perché uno, Mittal viene qui a Taranto, prende la più grande fabbrica europea di produzione d'acciaio, che ha comunque ancora quote di mercato importanti. In Francia ancora se lo ricordano, perdonami. Lui, Arsene, tra l'altro, come dire, è uno che aveva interesse a prendere lo stabilimento anche per toglierlo dalle mani di un altro concorrente che non obbligatoriamente è Cindal, giusto per sgombrare il campo, perché qua se si è contro Mittal ho scoperto che si è diventato a favore di Cindal, c'è pure questo. Vabbè, la gara quei due l'hanno fatta? Sì. Però, no, però è stato imposto. Ah, è stato imposto. Oh, ma questi sanno tu delle però, cose incredibili. Però, anche qua, cerco di chiudere il ragionamento. Sì, sì. Perché mi viene il dubbio? Perché lo stesso ministro Calenda, che si sta sforzando come di trovare una soluzione, è lo stesso che ha condotto la gara di Piombino. Andi Piombino, sì. Ma è brabo. E noi non dobbiamo dimenticare una cosa: noi abbiamo avuto la capacità di vendere, di regalare la seconda più grande acciaieria d'Italia ad un algerino che non c'ha il becco di un quattrino. Dopo tre anni, mancare, io sono stato a Piombino, ma non te lo dico per polemica, sono stato e ho parlato con i lavoratori. Dopo tre anni, dopo promesse di ambientalizzazione, promesse di investimenti, Rebrab, come dire, si è scoperto quindi che non c'è. Rebrab sarebbe uguale a Mittal. No, non sto dicendo questo. Ah, ecco. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che rispetto alla vendita di uno stabilimento, io mi prenderei il massimo delle garanzie. Ah. Anche il fatto che all'interno della cordata, ecco, te la faccio io una domanda e mi devi rispondere. Perché c'è questo 15% di Mercegaglia? Perché se poi io leggo che Mercegaglia è il gruppo industriale italiano più indebitato in Italia, sì, e la storia dice che Mercegaglia a Taranto non ha saputo tra l'altro ricollocare 80 dipendenti e deve dare soldi ai MFS, come fa ad acquistare il 15% delle quote Ilva se ha questa condizione debitoria? Anche qua c'è trasparenza. Posso? E chiudo, perdonami, hanno firmato un contratto. E i termini di questo contratto, chi li conosce? Tu sai che è segretato, tutto segretato. Ma però abbiamo detto, no? Che c'erano i miliardi che posso... portava a Mittal. Ma non lo so. No. Se mi fate la domanda, se mi fa rispondere io rispondo. Sì, se non posso rispondere, chiudo. Però non fatemi la domanda. No. Dopo rispondo. E chiudo. Sulla questione investimenti. Non è che Mittal, come dire, lo dobbiamo ringraziare perché sta facendo investimenti. L'Ilva di Taranto è 2,5 volte la città, cioè è enorme. Abbiamo il porto a Taranto, c'è la posizione di Taranto, infatti l'abbiamo dichiarato più volte, secondo noi l'obiettivo di Mittal a un certo punto esattamente è l'obiettivo dei 5 Stelle, la chiusura dello stabilimento. Infatti, noi ci stiamo mettendo molto, facendo ricorsi, non facendogli mettere i soldi perché diamo il pretesto perché ciò non avvenga, no? Vedi che stiamo dicendo forse tutte le stesse cose. Su sta chiusura a me mi fa sorridere questa cosa, sai perché mi fa sorridere? Perché quando il ministro dice in pugno di CVM sta chiudendo lo stabilimento, noi ci siamo scervellati per anni quando la magistratura ha tentato di fermare lo stabilimento, ci siamo raccontati le cose più assurde. Ricordo il ministro Clini che diceva non si possono fermare gli altoforni perché se fermiamo l'altoforno scoppia la terza guerra mondiale.
cioè ci siamo raccontati tante cose, poi scoprire, come dire, dalla mattina alla sera che basta impugnare un DPCM per fermare gli altiforni, probabilmente se l'avessimo detto prima gli ambientalisti l'avrebbero fatto, il problema Ilva dal loro punto di vista sarebbe risolto, dal mio no, lo chiarisco. Però il concetto vero è... No, perché non è proprio così che ha detto il ministro, comunque poi... Il concetto vero quale? Oggi noi stiamo nell'ambito di una trattativa in cui il sindacato, il mio sindacato, sta chiedendo garanzie dal punto di vista della salute e del lavoro. Okay. Abbiamo Piombino, abbiamo l'alta crisi che sta scoppiando l'AST. Possiamo dire una cosa, ma non la voglio dire perché voglio andare contro il governo. Possiamo dire che è strano che le tre più grandi fabbriche che producono acciaio in Italia sono tutte e tre in crisi e si fa fatica a trovare una soluzione seria per tutte e tre le fabbriche. E posso dire che è assurdo che questi problemi li dovrebbero avere pure la Germania e la Francia e non ce li hanno. Forse perché mancare, ma chiudo con una battuta. Forse perché quando parliamo della nazionalizzazione in Italia non si può fare, ma poi scopriamo che in Francia e in Germania si può fare. Forse perché a livello europeo il disegno che a un certo punto l'Italia, come dire, deve fare a meno della produzione di acciaio, quindi dei posti di lavoro legati all'acciaio. E quando parliamo degli investimenti sull'Ilva, io credo che produrre acciaio in maniera pulita si può, però ci vogliono due elementi, la volontà e i soldi. Perché se vogliamo essere concorrenziali e se è vero che vogliamo dare un futuro all'Ilva e ai lavoratori dell'Ilva, tutelando la salute dei lavoratori, un concetto dobbiamo applicare, quello delle migliori tecnologie, non quelli che abbiamo noi, impianti vecchi di 60 anni che non sono minimamente paragonabili agli impianti coreani e giapponesi. Manna, non le faccio domande perché penso andiamo a ruota. La questione dei parchi l'abbiamo detto e ripetuto tante volte, c'è anche una nuova indagine della Procura di Taranto, perché sappiamo benissimo che il processo in corso, ambiente svenduto, ha terminato le indagini. Una parentesi, io ho avuto sempre e ho stima tuttora dell'ex procuratore Franco Sebasti, uomo che è stato protagonista in positivo, ha fatto tanto nell'ambito della questione ambiente svenduto. Però io mi domando, caro Franco Sebastio, ora sei assessore alla cultura del comune di Taranto e alla trasparenza, ma con la tua esperienza, con quello che hai vissuto da magistrato, come caspita è, mi domando, perché non dici una parola? È intervenuto in consiglio comunale. Sì, però avrei anche al di là di questo, avrei voluto e vorrei, poi per carità il dottor Sebasti è libero di dire e fare quello che crede. A uno che ha partecipato, avrei desiderato una posizione netta in questo campo. Mi provochi e io ti devo rispondere. Se uno ha partecipato alla competizione elettorale contro Melucci, come candidato sindaco. Adesso Sebastio sembra come diventava assessore. È assessore alla cultura e assessore alla programmazione e alla trasparenza. C'è uno che ha concorso contro Melucci con il suo programma. Però al di là della veste istituzionale, politica, partitica di Sebastio. Ma l'altro giorno abbiamo avuto un diverbio in consiglio. Però io dico, Sebastio, tu avresti dovevi essere davvero il dominus in questo momento. Invece ho sentito pochissime parole da parte tua. Massimo, sei libero di fare quello che vuole, ma mi hai deluso profondamente. E forse hai deluso molti cittadini. Parole così, giusto di circostanza. Allora, la questione è che, dicevo, il processo attualmente in corso, che riprenderà il 12, ferma le sue indagini a settembre 2013. Poi c'è una nuova, non più nuova, indagine della Procura che prosegue dal 2013 tutta la gestione commissariale sino ad oggi, che due volte la Procura ha chiesto di archiviare, per ben due volte i GIP, prima Rosati e poi Gilli, se non erro, hanno detto no, qui ci sono i presupposti per continuare questa indagine. Quindi abbiamo ancora, a parte il processo in corso, abbiamo un'altra indagine nella Procura, abbiamo l'infrazione europea, attenzione, forse ci siamo dimenticati, poi noi siamo stato membro quando ci dobbiamo lamentare con i tedeschi, poi però le leggi europee non le vogliamo rispettare. Quando escono fuori le leggi europee, specialmente quelle in materia ambientale, quelle sono burocrazia, no? Le direttive europee sull'ambiente sono burocrazia, e va bene. Quindi c'è la procedura di infrazione e poi c'è l'iter della CEDU.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché mi sembra che se i bambini non possono andare a scuola, forse qualche diritto negato c'è. Ok, al di là di tutto questo, sappiamo bene che sotto i parchi minerari, l'abbiamo detto 100 volte, l'abbiamo portato in procura, depositato, esposto ed è agli atti, è stato acquisito agli atti la nuova indagine, che sotto i parchi minerari c'è la falda superficiale profonda inquinata e c'è un bel disegnino della domanda di AIA di ArcelorMittal che ci fa vedere l'ispezione idrogeologica con tutte le curve di livello e le direzioni della falda e ci fa vedere che la falda butta a mar piccolo. E allora io mi chiedo se con il professor Marescotti 2 settimane fa ci siamo incontrati con la ASL proprio nella loro sede per acquisire i dati delle cozze, dove i dati della ASL ci hanno detto che 2015, 2016 e ancora nel 2017 abbiamo diossine e PCB il doppio oltre i limiti di legge. E allora dove, dove? Dove allora, ce li hai? E ora ti rispondo subito. Dove? Ce l'abbiamo nel primo seno del Mar Piccolo, che è la maggiore produzione attualmente oggi di Taranto, perché no, scusa, le cose... Fammi rispondere. Il primo seno del Mar Piccolo, avvocato Mancarelli, il primo seno del Mar Piccolo oggi è la prima produzione di cozze a Taranto. Tutti i sequestri fatti nel 2017 dall'autorità giudiziaria, dalla capitaneria di porto e guardia costiera, hanno bloccato camion che andavano nella provincia a vendere le cozze, che provenivano dal primo seno del Mar Piccolo, perché le cozze del secondo seno, gli articoli e ci sono i documenti, c'è il comunicato stampa della Guardia Costiera e ci sono i titoli di Gazzetta del Mezzogiorno e del Quotidiano, cozze, alla diossina, cozze contaminate, bloccate, perché le cozze del primo seno andavano vendute nella provincia di Taranto. Non puoi dire no perché sono documenti che abbiamo depositato alla Procura della Repubblica. Allora qualcuno mi deve dire la diossina e il PCB che ancora oggi troviamo in Mar Piccolo, poi siccome è del primo seno, allora ok, il primo seno ce lo possiamo giocare. C'era mia nonna che quando prendeva le cozze e il pesce e sentiva l'odore si accorgeva se era di Mar Piccolo o era di Mar Grande. Qui sono io da Mar Piccolo, qui sono io da Mar Grande, io mi mangio un pesce da Mar Piccolo, e se ne accorgeva. Allora abbiamo normalizzato che la diossina nel primo seno del Mar Piccolo va bene e ci deve stare e va bene soltanto nel secondo seno. Per definire, avvocato Mancarelli, c'è diossina? La diossina nelle cozze? No. A parte il fatto che se andiamo a leggere i dati, mi assumo le responsabilità di quello che dico, io ho trovato nei dati della ASL anche 2 sforamenti nel secondo seno, a parte questo, e poi la diossina nelle cozze, non come dice Confcommercio, ma la diossina nelle cozze sta soltanto nel novellame, non sta soltanto nel novellame, perché poi il sottoscritto ha alzato il telefono, dottor Conversano, ma io qui sto leggendo matrice, novellame e gallo e cozza gallo provincialis, che cos'è? È la cozza adulta pronta all'uso, quindi abbiamo la diossina anche nelle cozze adulte e stavo dicendo che c'è appunto falda inquinata perché non si possono dire? Non possiamo dire che c'è la diossina in Mar Piccolo? No, e allora io sono con te, vengo e denunciamo questa cosa come Siamo già andati in procura. E quindi la procura che sta facendo? Siamo andati due settimane fa a mancare. Ok. E quindi? Okay. Però dobbiamo qual è il problema. No, come terminano queste indagini? Tipo, finisce con avvocato Mancarelli, Gerardo? Ma deve essere Pisling a portare i dati in procura della diossina? O deve essere qualcun altro? Devono essere solo le associazioni che devono essere? Vi do atto, però bisogna stare attenti alle cose che si dicono. Attenzione. E che cose che si dicono? C'è la diossina. Va bene, vedremo. Sto dicendo, vediamo il risultato. Perché quanti esposti avete fatto? No, lo so, devo contare quante esposti, ne abbiamo fatti diversi. Quando sono arrivati alla fine? No, ci sono quelli agli atti della nuova indagine penale. Sì, no, non parlo della andiamo nuova, insieme parlo in procura. Degli anni, andiamo insieme degli in procura, stavo dicendo questa cosa. Perché oggi fare la copertura dei parchi minerari, sta cosa mastodontica che si vedrà pure da Mottola, fare questa copertura dei parchi minerari oggi si può fare solamente violando la legge. Perché la conferenza dei servizi, l'avvocato Mancarelli lo sa bene, nel marzo del 2016, diceva il Ministero dell'Ambiente, diceva ai commissari, quindi Stato diceva allo Stato, c'è la falda inquinata, ci sono i terreni inquinati, dovete bonificare
altrimenti c'è il codice penale che interviene. C'è lo studio dell'ILVA, non di Massimo Battisti. Infatti, lo studio DPCM prende il protocollo per questo. Io non lo so se nessuno l'ha letto. No, no, l'abbiamo letto abbastanza bene. No, non l'avete letto. Io l'ho letto abbastanza bene. La copertura dei parchi non si può fare se prima non vengono bonificati i terreni a spalda. Posso dire un'ultima cosa? I migliori alleati di coloro i quali non vogliono che si sappia e si capisca se Mittal vuole mettere i soldi, se vuole fare le coperture e quant'altro, sono coloro i quali oggi in qualsiasi modo stanno cercando di rallentare l'attività. E valgono anche i ricorsi, dico, perché io dal mio punto di vista sostengo, come dice bene Rizzo, perché dice bene quello che dice, noi dobbiamo garantire che ci siano i soldi e la volontà. Con il DPCM presente, con il DPCM presente, voglio vedere se barano o meno. Allora io lo posso vedere se nei 20 come no, non abbiamo fatto un lavoro mangiare le cose di ossigeno, cioè i nastri, chi li ha chiusi, i nastri c'è ancora 25 chilometri da coprire, non ne ho temperata la prescrizione. Allora che dici, tu conosci solo le Marche per il lavoro che fai, non conosci lo stabilimento completo, ci sono da coprire 25 chilometri nel giro di 2 mesi iniziano i lavori sulle cocherie. I migliori alleati sono coloro i quali fanno i ricorsi e sostengono quello che dici tu, Luciano Manna, delle cocherie non sono, perché è la prima cosa, non continueranno a fare i lavori, caro Rizzo, perché lo vuole Pisli, che no, perché non si rispetta la legge. Il DPCM che prevede che ormai ci sono i protocolli pronti e autorizzati non dai comuni o dalla provincia, ma direttamente dal governo, che dice basta perdere tempo, vogliamo vedere se ci sono i soldi, quello che dici tu, la volontà e i soldi. Noi nel giro di 20 giorni siamo in grado di far partire i cantieri, facciamoli partire, non diamo più alibi. Intanto facciamo partire la pubblicità, perché noi, cioè la mia realtà televisiva, quello che io ho creato, è vive di pubblicità, sono spazi autoprodotti, autogestiti e autofinanziati. Se non c'è la pubblicità, non abbiamo, come altre emittenti, senza i soldi che dava Riva per finanziare le campagne elettorali. Ma lo sapete perché io sono stato licenziato da una nota emittente? Dal segretario, tutti i soldi che dava Riva a Bersani per finanziare le campagne elettorali. Se c'è qualcosa da dire, fai la delega. Li dava pubblicità. Terza parte di Polifemo, non vi dico quello che succede tra un break pubblicitario e l'altro, noi siamo signori e non facciamo i fuori onda, però se fossero altri come si divertirebbero, vero Mancarelli? No, io no, non sto scherzando. Secondo me Mancarelli ha sbagliato mestiere. Che doveva fare? Lo showman lo può fare. Secondo me. Si guadagna bene. Io penso una buona spalla ce l'ho. Comunque la prossima trasmissione io verrò con Battista solo se mi porti il report di tutte le autorizzazioni date dal comune in ritardo. Comunque posso fare una domanda? C'hai 11 consiglieri del PD, no, anche, sono fatti anche se sono 11 correnti diverse, non però si preoccupare, sono tutti con Mancarelli. Tranquillo Battista. Posso fare Lo Pane, come sta? Benissimo. Vi sentite ogni come tanto? No, assolutamente. Lo Pane non la riconosce, segretario. Ah, gli metteremo gli occhiali. E Peliro la riconosce, segretario? Credo proprio di sì. Insomma, abbiamo le elezioni, dobbiamo collaborare tutti quanti. I nostri avversari sono Battista, se si candiderà, o se posso fare una previsione, una mia idea, così, che giusto per... Secondo me Pelillo all'uninominale non viene candidato, verrà candidato in una posizione difficile al proporzionale e per non essere trombato politicamente alle elezioni dirà non mi candido. Questa è una mia previsione. Segnatevi la data di oggi, stiamo registrando 6 dicembre 2017, a gennaio, quando si vota? Il 18 marzo? A febbraio, vedrete che il mago Luigi Abbate ci ha azzeccato. Ecco, come secondo lavoro può andare bene. Ma si guadagna bene a fare i maghi, quindi io... Ma nel PD non ci vuole tanto per fare i maghi. Appunto. Comunque Battista Al di là delle battute di Pelillo, sinceramente ci sono cose più importanti. E dicevo Mancarelli, però ecco, quello che io non accetto è l'atteggiamento di essere, come dire, quasi sottomessi, ossequiosi,
C'è un atteggiamento quasi di riverenza nei confronti di Mittal, come a dire: se perdiamo Mittal perdiamo tutto, allora cerchiamo, teniamocelo buono, non mettiamolo nelle condizioni di andare via. In quest'ottica anche le parole del premier Gentiloni sono andate in questo senso, in questa direzione. Ed essere sottomessi, stiamo ritornando al medioevo dei diritti, al padrone. Attenzione, se il padrone perde la pazienza, vi lascia col sedere per terra. Questo mi è sembrato l'atteggiamento del governo. Non vorrei che Luciano Manna sia sostituita anche alla Corte Costituzionale. Arrivare a questo a Taranto. Vedo che insieme a Marescotti fanno a gara, però insomma, arriva Mittal. Abbiamo una Corte Costituzionale che decide. Avvocato, il testo unico ambientale io non sono assolutamente nei confronti di Mittal, non ho mai avuto preferenze se nell'una e l'altra cordata. Il tema è un altro, come diceva Rizzo, riprendo Rizzo, che a differenza degli altri due non vuole chiudere la fabbrica, dico gli altri due sì, quindi abbiamo già dei concetti diversi. Allora Rizzo giustamente, e io mi associo a quello che dice, cioè dice la volontà e i soldi. Allora hanno partecipato, si diceva che era un ferro vecchio, e nei fatti i soldi li sta mettendo. Allora, dato che mancano due mesi a quello che deve avvenire, vediamo, non perdiamo altro tempo e diamo. Che soldi ha messo Mittal se ancora non si conosce il piano? Scusami. Se c'è l'accordo, se continua a dire banalità, hai ragione. Allora, chi lo fa, la copertura dei parchi, chi li comincia a fare? Ti sto dicendo che bisogna straordinaria aspettare, con anticipi dei soldi. Aspettare ciò che dice l'antitrust. Quindi attendiamo. Quindi se la fabbrica diventa sempre meno sicura, possiamo partire, noi aspettiamo, allora, lasciamo questa, i lavoratori ti do questa chicca, che forse non ti spiego. 20 giorni fa c'è stato un documento mandato da Calenda ai commissari dove diceva che entro e non oltre gennaio 2018, per partite, per i lavori delle coperture dei parchi minerari, bisogna rimuovere i cumuli di minerali. L'hai letta quella nota? Quello che dice lui bisogna togliere. Rimuovere i cumuli. Cosa sta a significare questa lettera? Ma non è 2023, se propedeutica. Io sto dicendo un'altra cosa. Non questa adesso. Allora, se uno guarda attentamente quella lettera, lo sai, sono due le cose. E io penso che la prima, ci stanno continuando a prendere in giro, perché poi Calenda e i tre commissari mi devono far capire, ma il minerale per la produzione arriva via aereo, con l'elicottero, come si produce se tu rimuovi i minerali? No, dei minerali, i fanghi. Non l'hai letta la lettera. Vabbè, ma qui si fa confusione. Non è nessuna confusione, è una lettera ufficiale mandata dal ministero ai tre commissari. Io voglio capire, due sono le cose: o si chiude la fabbrica per il periodo, oppure il minerale arriverà via aerea. Va bene. Io ribadisco un concetto: si parla di un mese, due mesi. Rizzo, poi insomma, io sto anche facendo le tue considerazioni, perché nei fatti c'è un'intesa per chi vuole vedere la fabbrica. Voglio sottolineare un aspetto: Mangarelli non può, tu sei filo, se no poi Antonio Dalo tranquillo, tranquillo, le cose mie. Poco ci arrabbia Antonio, poi lo fa arrabbiare. Scusami Luigi, deve essere chiaro un dato: qui c'è da una parte qualcuno che dichiara, e forse sono solo dichiarazioni, sono di imprenditori che vogliono devastare Taranto, va bene. Però io dico, siamo d'accordo sul presupposto di dire, dato che si tratta di 60 giorni perché cominceranno a togliere i cumuli di cui parlava Luciano Manna e che fanno lo spolverio, perché non gli togliamo tutti gli alibi a questi e diciamo, visto che c'è un accordo, amministrazione straordinaria con anticipo dei soldi di Mittal, giusto? Che sono 300 milioni, iniziamo a fare i lavori. Ora io dico, al di là della razio, della bontà di voler impugnare il DPCM, io dico, ma perché gli diamo la possibilità di ritardare ancora le cose? Perché, dato che tutti siamo convinti forse che questi stanno bleffando, diamogli la possibilità di uscire allo scoperto. Allora la giro così: perché non dobbiamo cercare di fare queste cose? Perché non dobbiamo trasferire le cose a Barcellona? Perché c'è la prossimità. Quindi ribadisco a Luciano Manna
che è un grande ambientalista. Vogliamo dare alle imprese locali di discarica Italcave o Cisa la possibilità di smaltire milioni di tonnellate di fanghi? Qualche surgicchio potrebbe beneficiarne. Non lo so io, però stranamente alcuni ambientalisti che dicono e che chiedono che ci sia l'applicazione del regolamento mi fanno un po' specie in questo contesto. Allora io dico, come mai quando si tratta di rifiuti che vengono dal nord e vengono nelle discariche nostre, diciamo così, siamo tutti belli a fare casino? Quando per la prima volta il DPCM dice, impone alla provincia, che se tu provincia mi dici di nuovo di no, io ti dico che il governo avoca a sé questa cosa e li manda a Barcellona. Okay. Voi siete sulla stessa posizione di chi vuole farsi una bella... Mancarelli. Sono sulla posizione del rispetto Rizzo. Della legge. Quindi tu scusami, no, ma voglio rispetto, se no parla solo lei e gli altri non parlano più. Mi stai sostenendo che tu sei d'accordo sulla posizione della provincia che quei rifiuti debbano andare in prossimità? Tu l'hai detto. No, io ti sto chiedendo. Cioè. Il DPCM dice che quei rifiuti devono andare a Barcellona. Io chiedo a te. Quei rifiuti per te devono andare a Barcellona o ti opponi a quello che sta d'imperio sancito nel DPCM? Ok, fermiamoci, per favore. Come? Io non puoi vincolare la domanda così. Io non voglio che vadano alla CISA e dai Italcave. Io lo dico, il Partito Democratico è contrario a questo. Tu non lo stai dicendo. Okay. E qui vorrei che tutti e quattro potessimo dirlo senza problemi. Diciamo una piccola cosa che non c'entra nulla poi con l'oggetto della trasmissione. Di solito quando si sta in trasmissione, no? Abbiamo più o meno quattro posizioni, come dire, sono però Rizzo la sto vedendo molto istituzionale. Anche lui per le politiche penso sia candidato. Ma lui è stato candidato, con Capriuro alle scorse elezioni, quindi sa già di cosa. Le scorse le precedenti è stato candidato, perché mica è uno scandalo. Stiamo dicendo che è uno scandalo, mica è detto quello. Non fare così, fatti i capelli bianchi, vedi i capelli bianchi. Quella vecchiaia, come dire. Mi conoscete da troppo tempo, è pericoloso. Ma lui è nato, è il mio braccio. Ma tu devi sapere, guarda, è cresciuto. Io lo dico, il mio padre putativo a livello sindacale è lui. Quindi ne avete fatti di danni? No, io sono stato indotto al sindacato da Massimo Battisti, lo sa tutta lei, io l'ho sempre riconosciuto. Questo è da Carramba. Io invece Mancarelli ci siamo conosciuti nel lontano 1990. 6 o 7 in quel di San Marzano. Grande. Io ero grande candidato Luigi sindaco Abbas. Con Attisei e lui era segretario in parrocchia. Poi è diventato diavoletto. Per esattezza, io ho cominciato a fare il sindacalista con Massimo Battista, che era il mio responsabile, Aldo Ramiro, giusto per abbiamo completato. Allora, quindi, giusto per Rizzo, rispondiamo. No, mi fa, come dire, mi colpisce Mancarelli, perché poi alla fine di solito uno tenta, se trova tanti nemici, no, che sulla sua posizione tenta, invece lui come cerca lo scontro, mi piace perché proprio c'è quasi il tentativo, come dire, di tirare a sé, verso di sé tutta la discussione. Fa l'avvocato di professione. Io volevo dire una cosa senza polemica. A me colpisce un fatto, no? C'è un atteggiamento, lo richiamavamo prima, secondo me sbagliato, proprio come concetto. Sappiamo fare Taranto, riconosciamo tutti, è una città che dal punto di vista sanitario e ambientale, come dire, è in una situazione di deficit. Allora io dico, bisogna fare un ragionamento di buon senso o bisogna a un certo punto essere autoritari? Perché io quello che contesto al governo è l'autorità che usa, non facendo fare delle discussioni che bisognerebbe approfondire. Sulla questione AIA io non voglio entrare nei meandri, parlare di valutazione del danno sanitario, che non c'è, tutto quello, come dire, che però io credo che alla base c'è un fatto. Tu mi spari un'AIA di quel tipo, ci sono 50 associazioni, alcuni sindacati che a un certo punto fanno le osservazioni, tu non ascolti nessuno e tieni dritto. Non è un bel esempio, come dire. Facciamolo finire, Mancarelli. Stasera ce ne andiamo, diciamo, a mezzanotte. Che quello che a casa. Avverto io è quello che avverto io stando al tavolo lì. Diciamo che ho la fortuna di stare al tavolo nella trattativa. Sulla questione Mittal, noi abbiamo detto dall'inizio, non c'è stato nessun tipo di confronto preventivo. Anche per dire, guardate, questa è l'idea. Noi siamo stati convocati una mattina, ci hanno detto, anzi, abbiamo preso prima dai giornali
che come dire, la cordata di Compostamittal, la M-Invest, che aveva vinto la gara, siamo stati convocati, ci è stato detto questo è, e c'è stato come dire, prospettato uno scenario come, che a me dal punto di vista sindacale non piace, no? Perché quando si parla di 10.000 occupati su 14.200, nessuna garanzia sull'appalto, però anche qua il compito del governo qual è? È quello di tutelare la salute, l'occupazione, dare come dire, anche sostegno alle imprese locali. A me sarebbe piaciuto, veramente avrei piacere fare un ragionamento, facendo degli esempi, come tuteliamo le imprese locali per esempio, se all'interno del piano industriale che è Mittal, veramente della nota d'apertura articolo, ex articolo 47, non il piano industriale, è prevista la possibilità da parte di Mittal di avere delle associate. Come fa il governo a dire, perdonami, voglio rilanciare l'economia nazionale, perché Ilva è un pezzo importante dell'economia nazionale, se alle porte ci stanno prospettando, come dire, la chiusura di un accordo stile modello Fiat, in cui lo stipendio dei lavoratori lo lascio sul territorio, la sede fiscale della società non ce l'ho in Italia e quindi faccio come la Fiat di Marchionne che pago le tasse in Inghilterra. Dal nostro punto di vista, quello del territorio, io credo che sia un fatto importante anche cominciare a chiarire aspetti di questo tipo, perché tutto si tiene, o sbaglio? Ed è chiaro che abbiamo la preoccupazione che ci sono 200 aziende di indotto tarantino che lavorano per Ilva di Taranto. Guarda, magari è preoccupante, perché io sono 10 incontri che continuo a dire l'indotto, e nessuno ti risponde. E non hanno gli stipendi da pagare anche. Vabbè, l'ultimo incontro. Poi non ti dico specifica. Se la chiudiamo Ilva, quanti stipendi avranno. Ma non stiamo diciamo. Parlando di questo, io sto parlando come di ragionamento adesso un altro. Cioè, no, il no, fatto no, della no, chiarezza, no? Del fatto. Poi. E siamo nelle condizioni noi a Taranto oggi di fare un accordo, come dire, con una minima condivisione, conviene fare un accordo con una minima condivisione? Io è lo schema che non accetto, perché quando il governo dice questa è fare l'accordo su Ilva è compito del sindacato e di Mittal e basta, io dico che noi non ci possiamo permettere di fare un accordo come dire, in una trattativa classica, perché la questione di Taranto non è una questione che rimane all'interno della fabbrica, ma è una questione che deve essere allargata alla città. Tu lo sai, non è un caso che noi siamo stati l'unica organizzazione che ha continuato a ribadire dal primo all'ultimo incontro che ci vuole la presenza anche di chi rappresenta i cittadini di Taranto. Chiudo, perdonami. Secondo me manca un elemento là, si deve parlare un po' di più. E te lo dico, ma non te lo dico senza polemica. Non è che non mi rendo conto quando stiamo lì tra quei banchi di quanto fastidio diamo ogni volta che interveniamo, semplicemente perché diamo il nostro punto di vista. Guarda, istituzionalmente lo dico, ecco, dalla mia posizione, vedere magari uomini che rappresentano i cittadini, il governo, quasi stufati, no? Quando tu stai parlando, che sbuffano, non è che è piacevole, perché io non credo, come dire, che sono rappresentato una posizione personale, io sono rappresentato una posizione che è condivisa da oltre 1.000 iscritti all'Ilva di Taranto e da 12 RSU che noi abbiamo eletto nell'ultimo consiglio di fabbrica. Questo per dire che all'Italia, il governo, questo governo, ci ha raccontato che non c'era il piano B rispetto alla non accettazione dell'accordo che Etihad proponeva per mantenere in piedi all'Italia, te lo ricordi? Successo ad aprile. Sai che avete nominato voi come commissario Laghi? Io sono contento di dirlo. Sai che cosa è riuscito a fare Laghi negli ultimi 3 mesi? È andato in positivo. Però qualcuno ci raccontava ad aprile, anche qualche organizzazione sindacale. Quindi siamo scontenti di Laghi in Ilva. In Ilva sì, perché l'atteggiamento che hanno avuto i commissari in Ilva è stato un atteggiamento di chiusura. Noi abbiamo incontrato. Quanti sono in Alitalia i commissari? Sono diversi i commissari in Alitalia. No. Quelli che sono succeduti in Italia sono diversi. Oggi? Non lo so, Laghi c'è sicuro perché è stato nominato là. No, ma no, no, per dire, ma non interessa dire se siamo se uno o siamo tre è diverso. Comunque. Sì, però il punto è ad Alitalia abbiamo raccontato che se non si votava sì a quel referendum sarebbe successo il patatrac, avremmo perso il lavoro e tutto. Sono passati 6 mesi, io ho voluto dare come valore aggiunto questa notizia che addirittura ci stiamo riprendendo con Alitalia. E quindi il punto è che non è vero che l'investitore, come dire, scappa Mittal e è la fine del mondo. Candidato nostro.
Ok. No, 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 no. Ok, ok. No, non c'è, credo. Un candidato nostro, perché il governo ha fatto bene, sta facendo bene con Alitalia, quindi ha ragione Battista. No, non dopo si candida. Essere stato ho detto insieme, il governo ha drammatizzato. Si candida con noi. Ok, va bene. Cerco di drammatizzare. Va bene, va bene. Allora, Manna. Allora, facciamo un passo indietro. Dobbiamo comprendere che abbiamo normalizzato la violazione di legge. Cioè, Ilva. Legalizzato l'illegalità. Abbiamo legalizzato l'illegalità. Si viola la legge. Dove si violano. Scritto, scusami. Dove è scritta questa dove cosa? Sì. Nella Corte Costituzionale, no, la Corte Costituzionale di Luciano Manna. C'è un'indagine penale in corso. Ci sono slopping tutti i giorni quando Ilva dice che no, non ce ne sono. Il processo penale è una cosa. Però vedi, bravo a interrompere. Mancarelli, è bravo, vabbè, se no, non si possono no, dire perché cose poi proprio. C'è anche Battista che deve competere. Comunque mi sa che sono parenti con Battista, tutti e due la stessa cosa fanno, interrompono. La questione è che l'avvocato Mancarelli dice dove è scritto che violano la legge. Sì. Però è scritto nel decreto che c'è l'immunità penale che non esiste neanche nel prima medioevo. Manco in Birmania nei paesi sudamericani prima devo interrompere se dici questo perché alla Corte Costituzionale allora, la cosa è stata sollevata sì. E la Corte ha dato una sì, risposta ho capito ma è assurdo non sei la Corte sì, ma è assurdo garantire lì e quindi no, è c'è scritto l'impunità. Qualcosa di chiaro allora, no, allora è così, prima abbiamo dato l'immunità era un gioiello no Riva è un gioiello non fanno lo slopping però i Riva violavano la legge sotto processo. Gestione commissariale indagata dalla procura perché probabilmente se c'è un'indagine probabilmente c'è la prosecuzione del reato no? E quindi si viola la legge non si viola la legge ma, Mancarelli si viola la legge e, però vedi è bravo a interrompere però non interrompiamo per cortesia se no questo. No se no prego ora lo mettiamo una museruola faccio finta di essere Lopane ecco. Immagini l'immunità sia Lopane cioè l'immunità penale non Pelino ma sia l'immunità penale che è stata già scritta nel decimo decreto per i commissari e che poi sarà estesa naturalmente legata all'applicazione dell'AIA ai nuovi acquirenti e quindi se Mancarelli dice dove è scritto che si viola la legge ma allora perché mettiamo l'immunità penale? Perché c'è l'immunità penale? Abbiamo normalizzato il fatto che si deve violare la legge. Ti dico una cosa, dottor Abbate. Allora, c'è stata l'ispezione di ISPRA ed ARPA a luglio in Ilva e poi quando sono tornati nel loro bell'ufficio hanno visto tutte le carte dell'ispezione e hanno detto allora chiediamo ad Ilva da gennaio ad agosto quanti slopping hanno fatto. No? E l'hanno chiesto a settembre. Ilva, no, quanti, Luciano, scusa, quanti la gente per che no, per la no, gente no, che no, ci no, ascolta no. Da casa, spieghiamo gli slopping vabbè, dove, slopping, dove avvengono quando... E non è previsto nessun lavoro su quell'impianto. Lo slopping che avviene, questa fumata bella rossa arancione, che avviene dalle acciaierie, che sono questi bei casermoni, uno acciaieria 1 e 2, uno a nord e uno a sud di Ilva, e quindi lo slopping rosso dove i fiduciari di Riva dicevano davanti al GIP Todisco, se facciamo un solo slopping a Genova chiudiamo il giorno dopo. Allora, stavo dicendo, hanno fatto l'ispezione a luglio e poi sono tornati nell'ufficio, via Cristoforo Colombo a Roma, dice chiediamo anche se fanno ancora slopping. Signori, fate ancora slopping, risponde a settembre Ilva e dice noi da gennaio ad agosto non abbiamo fatto neanche uno slopping. Ora io ho la borsa lì sì, sì. Con le fotografie degli slopping. Tanto vengono pubblicati sempre sui social. No, ma tanto li depositiamo domani in procura, non c'è problema. E poi però c'è un'altra cosa, che mentre Ilva a settembre ha detto a ISPRA a quella domanda relativa all'ispezione, dice noi non abbiamo fatto neanche uno slopping, Ilva ogni tre mesi fa una relazione trimestrale, dove in base alla prescrizione, una prescrizione dell'AIA, deve portare il conteggio degli slopping. Da gennaio a settembre ne ha fatti 60. Come cap però è che Ilva nelle relazioni trimestrali dichiara gli slopping di acciaieria 1 e 2 e poi all'ispezione dichiara che ne ha fatti 0, Ilva dichiara il falso. Ok, ok. Battista, il gran finale. No, dalla discussione di stasera si evince e si capisce che, vorrei dire a Mancarelli, che innanzitutto quegli impianti sono ancora sotto sequestro con facoltà d'uso grazie ai decreti che sono... Il tredicesimo stanno preparando Mancarelli, anche, sono 12. Anche qui, Calenda l'altro giorno, ancora prima che si incontrasse con Melucci, annunciava
che non devono essere più gli enti locali a decidere, faceva intendere e capire che molto probabilmente non devono dare fastidio. Ci potrebbe essere un nuovo decreto, però poi è venuto dal cielo, è sceso a Taranto. Dove è sceso? Dove è arrivato? Dove è atterrato? A Grottaglie? Non lo so. È arrivato la Germania. Ma questo cosa significa? Che l'aeroporto di Grottaglie, quando si vuole, va a funzionare. Perché non l'hanno fatto scendere a Bari o a Brindisi? No, a Grottaglie. Allora funziona quando fa comodo l'aeroporto. L'Arlotto è buono. Di Mancarelli a Grottaglie. Bene, Mancarelli, se ci fosse. Faccio per solidarietà per Battista. No, Battista prenderebbe troppo velocemente l'aereo e non ci sarebbe in consiglio. Però lei da Grottaglie potrebbe stare sempre da suo Renzi. Tornando alla questione, noi sappiamo che quegli impianti sono sotto sequestro con facoltà d'uso. Allora la domanda nasce spontanea. Ad oggi e domani, ipoteticamente, Mittal dovrebbe diventare il prossimo e futuro acquirente di quello stabilimento. Cioè, voi pensate che c'è un procedimento in corso ambiente svenduto, ce n'è un altro procedimento in piedi e ce ne potrebbe essere un ulteriore, perché poi la trasmissione si allungherebbe, caro lui, si allungherebbe. Cioè, voi immaginate... E siccome io pago il fitto del canale, io dovrei pagare di più. Vorrei chiudere, visto che fa l'avvocato, l'amico Mancarelli. Ma lo sa lei, caro segretario, e mi risponda, visto che c'è il suo collega di Antonio Talò, segretario di un sindacato. Vedo che fa molta pubblicità. Come no? Dal 2000 che lui ha avuto i benefici amianti. Lo sa lei, che non lo dice Battista, l'ha dichiarato prima Bondi, poi Galletti e i tre commissari. Noi abbiamo 4.000 tonnellate di acciaio dove i lavoratori operano con quel materiale killer. Lo sa questo lei, caro segretario, che i lavoratori vanno ad operare con la presenza d'amianto? Tant'è che i decreti prevedono anche nel 2023, nel 2000. No, dobbiamo stilare prima un piano sull'amianto della presenza. Mi sta dicendo che i lavoratori opereranno fino al 2023 con un materiale che è stato basato. Lei mi sta dicendo che il Movimento 5 Stelle vuole far chiudere la fabbrica per lasciare l'amianto lì senza che ci sia la custodia. Io dico che i lavoratori vengono salvaguardati, come ha fatto il suo amico Antonio Dalò, che ha avuto i benefici d'amianto, e i lavoratori i benefici dell'amianto di un materiale killer che è stato Battista, lei mi sta dicendo che vuole lasciare la fabbrica spenta con tutto l'amianto lì senza la bonifica. I 5 Stelle che cosa vogliono? Accordo come Luciano Manna vogliono lasciare Rizzolà Luciano Manna ti ricorderà l'Europa, che ci sono dei regolamenti che impediscono quello che sta facendo. Ok, fermiamoci qui. Rizzo, voleva dire come qualcosa? Come conviene la storia? Vedevo che muoveva... No, vabbè, volevo fare una piccola correzione. In realtà non si stilerà il piano, ci va a mancare. In realtà il piano ce l'abbiamo già dalla fine degli anni 90. Il problema è, però senza polemica, anche questo. Che dobbiamo chiudere? Possiamo chiedere a un certo punto perché sono oltre quasi 30 anni che viviamo in quella condizione, perché arrivare appunto dopo 25 anni della messa a bando dell'amianto e avere ancora quella condizione, questo è il tema vero, condizione che purtroppo quindi lo chiedo a te e a lui che facevate i sindacalisti lì, non è che lo devo chiedere a me, il sottoscritto ha fatto tre sposti in procura della Repubblica, se gli fa piacere, grazie, magari io credo che un'accusa tu non ti possa permettere dall'alto delle tue conoscenze di accusare né lui, non accuso credo che siamo in due recordmen di esposti sulla questione Ilva. Perdonami, ti vorrei dire una cosa: le uniche denunce presenti all'interno delle 5.000 pagine di intercettazione della procura ambiente svenduto sono le nostre,
Noi andiamo a testimoniare. Il governo ombra. Io non dico Rizzo o Battista. Io sto dicendo che c'è stata una gestione della fabbrica che ha investito tutti, perché non vorrei che adesso io diventi il difensore della fabbrica e delle modalità con cui ci sono stati degli attenzione. Però siccome la storia bisogna pure ristabilire. Dobbiamo chiudere. Non può anche andare a finire che tutto il sindacato e tutti i sindacati. Assolutamente, non ho mai pensato questo. Anche perché se qualcuno nel 2005 veniva licenziato insieme a 9 lavoratori per le questioni di sicurezza legate all'acciaieria, agli slopping. Certo. E qualcun altro, come dire, no, credo che una differenza ci fosse. Okay. Bene, e allora è tutto. Ringraziamo l'avvocato Giampiero Mancarelli, segretario provinciale di Taranto del Partito Democratico. Ringraziamo Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto del Movimento 5 Stelle. Ringraziamo Francesco Rizzo, segretario provinciale di Taranto dell'USB. Ringraziamo Luciano Manna di Pisling. Una puntata in cui abbiamo affrontato la questione Ilva, i risvolti, chissà, chi vivrà vedrà, e la domanda con cui ci lasciamo è questa: sarà tregua armata tra governo e comune e regione dall'altra? Chi lo sa, chi vivrà, vivrà. Bene, è tutto, ci rivediamo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e su Sky, canale 879, Viva l'Italia Channel. Non dimenticatelo mai, non è venerdì se non è Polifemo. Polifemo, informazione libera della città. Buonasera.